Ciao ragazzi, bentornati su Galaxy. Mi scuso ancora per il microfono, stavolta un po' clippa e sente alto, la volta scorsa ancora di più, la volta prima era bassissimo. Purtroppo sto avendo molti problemi, ragazzi. Ho provato dei settaggi adesso, ma comunque mi va così, e quindi forse un problema di cavi, problema di collegamenti. Nel dubbio io comunque mi stavo attrezzando per cambiare il microfono, fare un upgrade del microfono, che a questo punto sarà più repentino del previsto, e spero per fine agosto di avere il nuovo microfono. Nel frattempo sto un po' pre-registrando Galaxy, così che insomma abbiate il contenuto del gameplay, e spero non sia fastidioso troppo, magari clippo un po', non evito di parlare troppo forte, però direi che si sente e che va bene. Ok, dobbiamo raggiungere la banda al punto di incontro, spero che il lag non sia troppo presente. Benvenuti, sputere delle amichevoli, va bene. Qua parliamo sempre con tutti come nostro solito. Allora io vedo, questo non è tradotto, ok, equivoco, bene, no problem. Allora, ci sono due cose da fare, nel senso, c'è quel punto esclamativo che mi incuriosisce tantissimo e quindi vado subito a capire di cosa si tratta. Ricordi una pietra leggendaria, ok, no, però me lo scrivete nei commenti di cosa si tratta, perché anche okay, grazie, anche quella è tradotta. Perché ragazzi, sono curioso, ma potrebbe essere una partita molto difficile e quindi voglio saperlo da voi. Ok, altri dialoghi, approfitto un po' per leggere tutti, come sapete, per sbloccare anche i temi e oltre ai temi poi per curiosità. Questo è meteo, ok, non tradotto, strano, però vabbè, so che Emanuele del GPT guarda i video, quindi vedi a quei punti in cui non è tradotto. Ok, allora vediamo, bisogna andare lì sotto, però ero curioso di vedere qua se meteo ci blocca. Probabilmente sì, perché c'è lo stadio di qua, immagino, non è tradotto, ma immagino proprio di sì. Perfetto, ma non ci sono problemi, noi continuiamo la nostra esplorazione e andiamo verso il basso. Ci manca da parlare con quelli, anzi verso l'alto, e penso che la funivia sia da questa parte. Funivia, guarda come vogliamo, come volete, no, come vogliamo. Ok, no, non si raggiunge da questo punto, da questa parte. Forse c'è una scala, lo scopriamo insieme, no problem, come sempre. Allora, qui si va verso il basso addirittura, e forse è il posto giusto, non lo so. Arma ammagliante, qua si può salire queste scale, o sono scale così? No, sono scale un po' così, vabbè. Questo non è tradotto, non capisco perché, vabbè, forse scatenata. Diceva che forse reinserendo può essere capitato qualcosa, però verrà patchata questa cosa assolutamente. La prossima patch non ci saranno questi problemi. Ok, e forse qui è che andrà. Ah, qui c'è una salita un po' naturale, diciamo. Ok, perfetto. E prima di parlare, no, volevo vedere gli altri NPC, però va benissimo così lo stesso. Ok, siamo arrivati, banda. Mi raccomando ragazzi, non hanno anche detto mi piace, iscrivetevi e commentate. Ripeto, mi dispiace per queste disavventure con il microfono, spero comunque sia abbastanza godibile il gioco. Magari non nella prossima parte che... però provo magari a cambiare cavo, ecco, provo a cambiare cavo la prossima parte. Il microfono nuovo penso non ci sarà ancora, ma a cambiare cavo spero di sì, o fare comunque dei nuovi settaggi per capire cosa è successo, quello sicuro ragazzi. Siamo alla parte 38 se non sbaglio, questa raga, non penso manchi troppo. Ti eri sbagliato, essere una dote. Ok, sono proprio degli insettoni ragazzi. Allenamento, allenarti insieme a noi, va bene, perfetto. Ok, non sto pensando che parte 38, quindi mi sa che siamo già al capitolo 9 inoltrato, e magari finiremo la parte 45. Non manca troppo comunque raga. Victor prova a collegarsi, vediamo se ci sono novità. Eccolo, ho visto che sei arrivato al villaggio di Fertilia, se ne salvo alla fine. Che posto noioso, non vedo l'ora di andarmene da qua. Ascolta, al villaggio c'è sicuramente uno dei frammenti, Iron Sherwin probabilmente riuscirà a trovarlo. Quando avrò la possibilità voglio che rubi tutti e quattro i frammenti, siamo capiti? Forte e chiaro, ma forse la cattura è buona, ma c'è questa spia qui. Bene, sembra che il tuo piano si realizzerà molto presto, Ozrok. Meteo era qua anche lì, vabbè.
Questo cos'è? Oh, wow. È tranquillo, tutto verrà a suo tempo, ok? Tempo, meteo, vabbè, direi che ci sta, ci sta, ci sta. Benissimo, quindi ce ne andiamo, da quanto ho capito. Facciamo questa sfida, esatto. Come sono pronto, abbiamo a te, benissimo. E allora io andrei, allora, è una sfida 5 contro 5. Dunque metterei nei 5, quelli di cui mi fido di più, quindi Trina, quindi magari un Axel in attacco. Al posto di Buddy metto Riccardo, che è un buon jolly. E mi tengo Falco, che fa sempre bene un Falco in attacco. Manca il portiere però. Scusate, allora lo metto Terry al posto di Falco, dai. Preferisco Axel lì in attacco. Ok, facciamo una cosa del genere. Tattiche, sfida, schema. E abbiamo Terry in porta. Trina la mettiamo in difesa, mettiamo Iron e Riccardo centrocampisti e Axel in attacco. Direi che siamo prontissimi adesso e possiamo sfidare. Con chi parlo? Con te? No, tu sei giappo e non mi capisci, giustamente. Kamigula, eccolo qua, banda, perfetto. Non riconoscevo la banda. Ok. Ah sì, ho già fatto la squadra. Perfetto, sì. Standard, ok, c'era anche un prima c'era nel tasto Y, due schermate fa c'era un giapponese, non so se quello traducibile. 37 livello squadra, questo è un dato, un'indicazione insomma molto importante. Allora, posso usare lo struzzo qui? Non penso che possa usare lo struzzo, però c'è questa. No, anche qua le scenette, ti prego, no. Vabbè, ok. Sembrano molto forti, vorrei capirlo se giocassi. Allora, scenette, bellissima ambiente tra l'altro. Vediamo come ci attaccano. Un totem. Vediamo. No, salto sui funghi. Oh mio Dio. Va bene, ok. Ok, che velocità. Vado in alto, mi chiedo come facciano contro loro, mi traballa così bene. Fantastico. Se lo dici tu. Ok, sì, vabbè, non ho avuto possibilità di rispondere. Proviamo con le reti di guardia, che devo dire? 85, non allora, è fattibile, fattibile, potrei andare anche con l'altro. Reti di guardia. Forse Terry è tipo albero anche tra l'altro. 407, buonissimo. Prendilo, ok. Palla per Arion. Quanto rimbalza, me l'ho dimenticato. Caspita, me l'ho dimenticato che rimbalza così tanto. No, non voglio fare così, ma voglio andare. Ecco qua. Da Axel. Proviamolo. Ah, salto sui funghi, va. Vabbè. Va bene. Ma quel L più R con la foto 0 su 10, che cosa riguarda? Trina verdurina. Vai, rotolo di foglie. Se c'è una persona di cui mi fido è Trina verdurina, che penso sia albero tra l'altro. Io quanto fa rotolo di foglie 362. Ok, l'hai presa stavolta. Ah, c'è uno spirito guerriero, ragazzi. Caspita. Mi sono dimenticato. My bad, my bad. Quindi faremo un pochino qui. Probabilmente evoluzione 2. 126. Solletico. Può curarla anche tranquillamente, così mi sa. Eh sì, 199. No, assolutamente lo spirito guerriero, devo attivarlo. Ok. Loro non sono abituati alla loro stessa gravità. Questo è un po' particolare. Semen 2, chiave di violino, per favore. Ah! Di quanto? Anche Riccardo è albero, mi pare. Non di tanto, infatti. Trino. Direi mi fido. Ok, venire con Arion e poi il pugno di Pegaso. Assolutamente. Quanto manca di tempo, tra l'altro? Non penso troppo. Bisogna un po' velocizzarsi. Allora, manina. Arion, ma dove ti allontani? Caspita. Senza rimbalzo, provaci. Ah. Però possiamo provare a prenderla. Meno che non saltino tutti quei funghi. Questi, perfetto. Ecco il tesoro X. L'equipaggiamento si fa sentire, assolutamente. Questi punti in più che vedete sono anche di equipaggiamento, oltre che di allenamento. Evochiamo.
il nostro amico spirito guerriero, solo che ha usato l'uccello 2. E tiriamo con il pugno di Pegaso. E questa volta siamo un po' più competitivi. Ok, che siamo tipo 20. Però comunque, fate fa pochino. 686, ma va benissimo. Vediamo se basta. Ok, non ci provo nemmeno. E quindi 79. E riusciamo a segnare. Benissimo. E Trina che sta tenendo la baracca, ve lo dico. Per un'altra cosa, il microfono che sente molto la ventola del computer, quindi per spostarla non posso, se quello è, quindi ragazzi, un po' di pazienza, anch'io sono nervoso per questa cosa purtroppo, ma dai, queste 3-4 parti vanno così, poi tranquilli. Andiamo a torcere. Tranquillo, per quei parti, secondo me avete tempo di riposarmi. Date resistenza e forza. Puntiamo anche su quello magari. Sulla sfida era più veloce. Ok, mentre partita. Pensavo, grazie a tutti i miei compagni. Ah, così. Così proprio. Cosa è successo? È arrivata da sola. Wow, morto così. La vita dei Fertiliani è molto breve. Ah. Biomedia. Come fino a un mese? E come hanno imparato a giocare a calcio? Ovviamente questa è la prima domanda che mi viene in mente. La media di circa un mese, quindi c'è chi è una settimana. Ma poi sono loro così, sto per morire, tac, vabbè. Sono tristi, in fondo è una cosa naturale. Ma come fanno a saper parlare, cioè per giocare a calcio? Nella sfida ci hanno visto la sua forza e la sua esperienza. Questo è stato strabiliante, si è impegnato. Vittoria, vedete per i loro riflettori, di solito passano qualcuno delle loro conoscenze. Ok. E prendere un allenamento speciale. Sì, se non muoiono, voglio dire, cioè, sì. Speciale te che dura quanto? Una settimana, se vivete un mese. In media. Devastante sta notizia, ragazzi, devastante. Torni avanti, sarei la regina di Fala Morbius. Sì, posso pensare un po' di tempo che sono sostituito il tentativo di rivolta. Molto bene, per iniziare una nuova era per Fala Morbius. Fala Morbius. Una nuova era per Fala Morbius. Ok. Mi aspettavo proprio che succedesse questo. Non immaginavo che Rondis potesse arrivare tanto, finora è sempre stato al mio fianco. Oh, Victor, dimmi cosa posso fare adesso. Non dovresti preoccuparti troppo, Roleia. Victor. Tu rilassati, ti sicuro che presto ci riprenderemo questo pianeta, questa ne è certa. Ma sentilo Victor come molto principino. Hai capito, Prince Victor, vabbè. Va bene, ok. Attenzione lì ragazzi, che cadete, mamma mia. Vabbè. Caspita, non credevo che potesse esistere qualcuno con una vita così breve. Come fanno ad essere tanto calmi di fronte alla perdita di un amico? Capisco l'abitudine, ma... Amico da un mese, si conoscono nemmeno... Siete del rispetto con gli altri serviventi, non dobbiamo dimenticarcene. Occidenti, adesso mi sento quasi in colpa. Ho degli insetti, ma questa cosa rende tutto molto triste. Ok. Mi chiedo cos'è davvero la vita. Vabbè Arion. Esatto. Come potremmo definirla per davvero? Ad essere sincero, non ci avevo mai pensato prima d'ora. Siamo passati di pianeta in pianeta e abbiamo incontrato tante nuove specie viventi. Già. Abbiamo incontrato gli abitanti di Silica, di Naya, di Nemakmavia. In ogni pianeta c'è sempre stata una nuova specie da conoscere. Il calcio è lo stesso, andrebbe giocato per unire i popoli, non per distruggerli. In questo universo, nessun pianeta, nessun popolo merita di essere eliminato. Arion, hai ragione, dobbiamo continuare a vincere, così salveremo tutti. Sì, esatto. Scusa se cambio discorso, ma qualcuno ha visto Buddy? Hai ragione, era qua con noi fino a un attimo fa, chissà, forse bisogna di riflettere. Buddy, ve l'ho detto che si perdeva, Buddy. Poi, credo sia l'unico che manca il totem, non mi ricordo più. Perché non ci riesco. Ehi, Buddy. Ti stai andando da solo, Posso mi mettere se vuoi, cosa ne dici? C'è qualche problema? Banda, posso chiederti una cosa? Certo, chiedi per tutto quello che vuoi. Quanto tempo ti rimane ancora da vivere? Oh, quindi questo era quello che volevi chiedermi.
Ecco, la mia vita dovrebbe terminare domani. Cosa? Domani? Sì, probabilmente la partita contro di voi potrebbe essere l'ultima per me. E pensa un po', sarà anche la prima. Davvero? Sì, mi sono unito alla Fertile Leve solo pochi giorni fa. Ti credo. Capisco, ma come fai ad essere così sereno? Perché questo è il mio destino. Non importa quanto sia lunga la tua vita, Babbi, quel che conta è come tu la viva. Attenzione, attenzione. Anche se si tratta di una partita sola, la giocherò al massimo delle forze. Sarò, solo così sarò soddisfatto. Panda, Buddy, devi promettermi una cosa. La partita di domani sarà, dovrà essere memorabile, d'accordo? Per noi, perché tu, memoria, vabbè. Sì, va bene. E ride. Che cosa ridi? Va bene, ride. Ok. Il giorno dell'incontro, siamo quasi, raga. Bene ragazzi, siamo giunti al giorno della semifinale. Oggi affronteremo la Fertile Leve. Non tollererò una sconfitta. Dovete vincere ad arrivare in finale. Avete capito? Sì, allora Black. Come ci ha detto il signor Garnet, dobbiamo usare le funicolari per raggiungere lo stadio. Forse andiamo a parte del villaggio. Ok, va bene. Raggiungiamo lo stadio. Poi lo stadio lo vedremo nella prossima parte. La partita, insomma, la giocheremo nella prossima parte, ragazzi. Spero con un audio un po' più decente. Boh, non so se magari OBS che devo aggiornarlo, può darsi, o qualcosa del genere, perché è strano, faccio così perché in altri casi va bene il microfono, in altri siti, insomma, in altri programmi, ecco. Quindi, boh, sinceramente non saprei dirvi. Vabbè, noi intanto prendiamo la strada verso lo stadio, poi vediamo quanto ci vuole. E qui è un po' per illuso, perché... Però, ecco, visto che siamo tutti curiosi... O siamo arrivati da qua, no, siamo arrivati da qua, mi sa. Siamo arrivati da qua, vabbè. Comunque fatemi sapere se c'è qualcosa da esplorare, qualcosa che devo sapere prima della partita o anche dopo la partita. Poi commentate, ragazzi, il commento è la forma di supporto che più preferisco. Poi ovvio, ragazzi, il like è importantissimo e se vi iscrivete sono contentissimo. Però mi piace tanto anche vedere i vostri commenti. Se fate tutte le cose siete dei grandissimi. Ok, e supportate il canale in modo gratuito, insomma, ecco. Tanto supportate me stesso oltre il canale, perché mi fate felice. Più sono felice, più faccio video. Ok. Non posso parlare con lei? Sì. Teleferiche, va bene. Posso... Ah sì, devo scendere da qua, ok. Ui. Ok. Allora, erano al 37 loro. Hanno l'esperienza del tizio morto, quindi... Può darsi che... Frutta fresca, grazie. Abbiano ancora più livelli. Noi non siamo al loro livello. Però potrebbe starci anche provarci, no? A giocare a questi livelli, appunto. Quindi un po' sottolivellati, visto che le scorse partite sono andate bene. Io direi di provare sottolivellati e poi vedremo meglio, se ci conviene o no. Questo non posso prenderlo qui, vediamo dove ci porta. Ah, da quello che allena, come si dice, che fa reclutare. Qui posso andare. Solo per curiosità, ragazzi, ovviamente, come al solito. Vediamo. Tesoro. Scarpino uragano, bene, equipaggiamento fa sempre bene. Infatti quello che ho preso anche in questo pianeta lo darò prima della partita. Non penso di allenarmi ancora alla Dark Room, nemmeno con le amichevoli. Questo dipenderà anche da quando registrerò il prossimo episodio, si sarà già con le live, quindi avrò già fatto magari qualcosa con voi. E posso partire? Sì, però devo partire da qua, ok, bene. Eccolo che arriva la garucola, una sorta di garucola vegetale. E ci siamo, wow raga, ci siamo arrivati al, penso, alla parte dello stadio, sì. Controlliamo se... Sì, ecco, esatto, siamo pieni delle forze, bene, qui non ci sono le foto né niente. Con lui posso parlare, con Meteo no. E benissimo, direi di salutarci così, ragazzi, con Meteo e questo splendido paesaggio. Grazie per la visione, oddio. E grazie per la pazienza. Grazie per la visione, grazie per la pazienza. Noi ci vediamo con un prossimo video di Galaxy e altri in generale. Ciao a tutti, la vostra guarda. Ciao ragazzi.